Allora, parliamo di viaggi nel tempo. Intanto dobbiamo farci una domanda. Viaggi nel tempo, credo che sia sbagliato come forma, come significato, perché nel tempo non si viaggia casomai sul tempo. Dovremmo parlare di viaggi sul tempo perché l'unica cosa, la teoria, diciamo, di base è che il tempo venga bucato e da una parte all'altra di un frammento temporale. E possiamo riempire lo spazio che ci circonda, di quel contesto. Quindi non c'è un vero e effettivo viaggio nel tempo. Qualsiasi, anche le macchine del tempo, le teorie più fantascientifiche implicano che ci sia che un soggetto o una forma materiale, qualsiasi cosa di fisico, venga traslato fuori dal tempo e che venga inserito in un secondo momento. Quindi non è un viaggio nel tempo effettivo, è sempre stata una connotazione che, come sempre, illusoria, è un'etimologia che non ha un significato logico, perché viaggiare nel tempo significa che tu nel flusso temporale riesci a viaggiare nello stesso flusso. Immaginiamo, paragoniamo il tempo come un fiume, come faceva Eraclito, che il tempo riusciamo a passare davanti e dietro. Nel senso che torniamo indietro, il flusso di corrente dell'acqua si sposta indietro e si sposta avanti. Questo è il viaggio nel tempo. Ma il viaggio sul tempo, non mi vengono altre connotazioni più vicine, è che noi ci togliamo da questo flusso temporale per rimetterci di nuovo in un'altra circostanza. Quindi già dovremmo cambiare totalmente la connotazione, diciamo, la parola stessa, la parola composta. Però in principio tutto venne, chi si interrogò, soprattutto il primo a parlare di tempo, di tutto quello, perché la condizione del tempo l'uomo l'ha sempre avuta, qualcosa che scorreva in avanti. Il primo è stato Eraclito, detto anche l'Oscuro, uno dei più grandi filosofi della storia, visse all'incirca nel 500 a.C. Quest'uomo era un'incognita anche per gli altri filosofi, anche per Platone, per Aristotele. Lo chiamavano proprio l'oscuro perché non lo capivano, perché ogni sua parola, ogni suo aneddoto, intanto non lo conosceva nessuno, abbiamo solamente pochi scritti, poche scritture ci sono rimaste di quest'uomo, ma intanto ogni suo aforisma, ogni sua logica è priva, è pregna di significati continui. Quindi era un personaggio veramente enigmatico. Lui parlava di Pantarei, tutto scorre. Lui diceva una cosa interessante, diceva che non si ci poteva bagnare sulle stesse acque di un fiume. Quindi appena noi ci immergevamo, non potevano essere le stesse. Toglievamo magari il nostro corpo, lo rimettevamo. E quindi questa è la condizione temporale che scorre sempre in avanti. Ma la cosa interessante è che lui parlava pure, addirittura che non si tocca la stessa materia. E qui Eraclito, cosa che purtroppo la filosofia non ha mai voluto indagare, parla addirittura di quantistica, perché Eraclito è l'unico filosofo che si accorge e dice una cosa sacrosanta, che la materia che noi tocchiamo in quel momento, se togliamo la mano e la ritocchiamo, non è la stessa materia, perché le cellule sono cambiate, soprattutto la dislocazione delle cellule che sono sia in questo spazio-tempo, in questo tempo, che simultaneamente in un altro posto, non sono le stesse. Quindi Eraclito aveva già capito tutto ciò. E lo trovo una cosa interessantissima, perché prima di parlare di viaggi nel tempo, sul tempo, bisogna parlare di che cos'è il tempo. Se ne sono, come ha detto la filosofia, con Eraclito ha dato questa condizione. La fisica con Boltzmann, che è stato colui che ha inventato la cosiddetta teoria della freccia del tempo, questo tempo che va a lineare, e soprattutto che si lega moltissimo ai principi della termodinamica, soprattutto il secondo principio, che è quello che una componente di caldo, diciamo, passa a uno stato di freddo e non viceversa, quindi qualcosa che incandescente, pian piano nel tempo, come vedete, nel tempo
diventa in uno stato freddo. È mai il contrario. Il secondo principio della dinamica non è invertibile. Freddo non può diventare caldo. Quindi la freccia del tempo segue linearmente l'energia della termodinamica. Quindi il tempo e i principi, diciamo, della termodinamica uniscono in una condizione di spazio, si inizia a parlare di spazio-tempo, la quarta dimensione cosiddetta. Poi è legato il tempo anche a un discorso, sempre questo Boltzmann, non solo col principio della termodinamica, quindi abbiamo capito che il tempo viene condizionato soprattutto di questi principi, ma addirittura il discorso di entropia. E l'entropia non è altro che una trasformazione dimensionale interiore. Da uno stato di equilibrio si passa a uno stato di disordine. Quindi questo crea l'entropia, crea una serie di possibili variazioni dovute a questa scissione di equilibri. Ma in questo caso, sembra strano, ma la fisica si lega anche all'esoterismo, perché l'esoterismo ha indagato anche sulla condizione che c'è sul tempo. Il principio dell'anaciclosi, che molto spesso gli ellenici dichiaravano che l'anaciclosi è il tempo che si ripete, e anche qui troviamo dei punti di forza. Perché? Perché l'anaciclosi significa è un tempo, un evento che si ripercuote su un tempo ciclico, quindi ogni volta, e questo lo sapete anche voi, bene o male, quando c'è un evento bello e state godendo una festa, gli ellenici dicevano che bello, sì, ci stiamo godendo questa festa meravigliosa, ma arriverà un periodo orrendo, perché avevano capito che era un susseguirsi di eventi dovuto a quegli equilibri entropici della quale abbiamo parlato con la fisica. Quindi vedete, l'esoterismo si abbraccia anche alla fisica, e la mente aveva percepito che ogni volta che c'era un'armonia doveva seguire una disarmonia tale e quale della stessa entità, e questo gli esoterici hanno sempre saputo, infatti lo chiamavano disegno divino, ed è un disegno divino matematico, quindi anche la matematica si avvicina al discorso esoterico. Il disegno divino non è altro che questo, un susseguirsi di eventi armonici e disarmonici per trovare il proprio equilibrio. Quindi l'esoterismo però insegnava soprattutto che da vittima degli eventi di armonia e disarmonia diventavi testimone, e da lì si passava al qui e ora. Quindi, come vedete, si può arrivare al cosiddetto qui e ora, che tanto viene decantato, si può arrivare addirittura dalla fisica, e si possono trovare dei punti d'incontro. Il tempo ha anche dei limiti, perché ad esempio subisce una variazione di rallentamento con le grandi masse, quindi la massa condiziona il tempo. Infatti hanno fatto degli studi, soprattutto Stephen Hopkins, che si occupò anche di questo, disse che le piramidi egizie, condizionano il tempo si scandisce sempre meno. Cioè rallenta, quindi immaginatevi dopo 10.000 anni questa perdita di una frazione di secondo rispetto a un tempo lineare. Hanno calcolato che il tempo vicino alle piramidi e il tempo che c'è lontano a distanza di un chilometro varia, perché il tempo subisce e viene condizionato soprattutto dalla massa della piramide. Infatti il detto l'uomo ha paura del tempo, ma il tempo ha paura delle piramidi, trova un fondamento scientifico. Dite, una frazione di secondo non è niente, ma paragonatelo a 15.000 anni. Quindi le piramidi, è vero che il tempo si rallenta per questo. Quindi sono degli esperimenti che hanno fatto. Poi c'è anche Einstein. Einstein si è occupato dei viaggi del tempo, nel tempo, ma fece addirittura delle interessanti teorie. La teoria dell'ascensore, come si rimane fuori dal tempo. Se noi buttiamo un ascensore, lo facciamo calare a una velocità enorme, con all'interno un uomo, che cosa accade? Tagliamo le corde di un ascensore, lo facciamo cadere fino dal centesimo piano, fino al zero, l'uomo rimane sospeso. Ecco, perché? Perché l'ascensore curva il tempo, e in quel momento l'uomo è fuori dal tempo.
Quindi abbiamo trovato la condizione fuori dal tempo. Einstein riuscì a teorizzarla. Non è riuscito a metterla in pratica perché non trovavamo i testimoni che volevano lanciarsi dall'ascensore. Questo non siamo mai riusciti a trovare. Ma addirittura Einstein si spinse oltre. Disse che addirittura il tempo veniva condizionato anche da una condizione gravitazionale, come fece con la teoria delle luci. La luce viene curvata addirittura dalla questione gravitazionale. Ma si spinse addirittura oltre perché ipotizzò un viaggio nel tempo all'indietro. Come? Se noi mandiamo una navicella lontana dalla Terra, giusto? La mettiamo lontanissima e ritorniamo e la riportiamo di nuovo a distanza di 10.000 anni luce e la facciamo ritornare, la navicella ha mantenuto, per assurdo, la propria condizione temporale, mentre la rotazione terrestre ha fatto sì che il tempo andasse avanti. Quindi io posso partire, attenzione a questo triangolo che si effettua, io parto e quando ritorno di nuovo in quello spicchio di terra, io sono andato avanti nel futuro, perché il tempo all'interno della navicella è totalmente diverso da quello terrestre. Ma questo si può fare anche al contrario, perché se io mi metto all'opposto della rotazione terrestre o l'avallo o mi metto al contrario, a seconda di dove parto, il mio punto di partenza e di ritorno, cambio le sorti del tempo. Poi si è teorizzato che questa cosa non cambierebbe, perché il momento in cui tu entri all'interno dello spazio-tempo terrestre riacquisti nuovamente tutta la tua vecchiaia o la tua giovinezza, la riacquisti di nuovo, perché vivi in quel contesto lì. Ripeto, sono teorie che ci aiutano a capire un po' la logica del tempo. Ma poi l'ultima teoria per quanto riguarda Einstein, siamo sul wormhole, e venne chiamato il ponte di Einstein e Rosen, che sono i due che teorizzarono e misero, possiamo dire, in pratica questa teoria. Il passato e il futuro si uniscono attraverso un ponte, cosiddetto wormhole, che noi vediamo molto nei film, Contact e quant'altro. Sono altro che dei ponti che si creano nel momento in cui noi curviamo il presente e il passato. Quindi io da un inizio di passato prendo questa scorciatoia, questo ponte, per arrivare al futuro degli eventi. Tutto quello che c'è dietro è una parete che si unisce come un fazzoletto, si curva il tempo. Ma non solo, se ne sono occupati addirittura anche nella religione. Nelle religioni troviamo delle testimonianze riguardante i viaggi nel tempo. Nel 1972 padre Ermetti si occupò del cronovisore. Questo cronovisore è sempre stato nella mente di Asimov, e soprattutto di tanti autori, veniva chiamato cronoscopio, e anche nel 1800 se ne parlava, e tanti narratori si occuparono della macchina del tempo. Addirittura nella macchina del tempo si va così tanto indietro che si trova una nuova civiltà che per noi risulta aliena. Ma queste sono narrative che nel 1972 padre Ermetti sostiene alla Domenica del Corriere. Quindi immaginate il coraggio che ha quest'uomo di andare al Corriere della Domenica e dire che lui ha inventato qualcosa che dà la possibilità di sentire suoni, luci, diciamo, del passato e anche del futuro, ma la cosa più importante per un religioso era tornare nel passato. E quindi cosa accadde? Accadde che venne raccontata questa testimonianza, ma subito dopo, a distanza di pochi anni, venne smentito tutto e addirittura sappiamo benissimo che è facile negare quello che non esiste, ma è ancora più efficace dire che era tutto una falsità. Perché se io mi limito a dire solamente quella cosa non esiste, dai purtroppo ragionevolezza alle persone di dire: ma se non esiste allora perché ne avete parlato? Perché allora un padre, un esorcista, addirittura un individuo di una certa valenza, perché lui era referente, mi sembra, del Veneto,
era un individuo importante, non era il primo fraticello che passava di campagna, era un individuo che faceva certi studi in Vaticano. Venne censurato il discorso del cronovisore, addirittura come dicendo che era un falso. E così è più facile coprire il tutto, perché basta rendere ridicolo una persona, un'istituzione, dicendo che dare la colpa all'inventore, dare la colpa al creatore dicendo che è tutta una corbelleria, trovare sempre la solita macchina del fango. Ma c'è un discorso: il cronovisore, da fonti, diciamo, mie molto attendibili, perché ho avuto la fortuna di conoscere delle persone in Vaticano, ma più di tanto perché comprometterei il loro operato. Ma posso dirvi che il cronovisore esiste, solo che non può essere utilizzato da una mente umana, da una mente normale. Non basta la fede, ci vuole qualcos'altro. Ci vogliono delle capacità superiori. Delle capacità, perché il cronovisore si muove con una forza cristica, col Christos. Mi hanno spiegato che il Christos è un'energia che buca il tempo. Quindi il cronovisore non è altro che una realizzazione in forma concreta e non allegorica di una evocazione di un'energia cristica senza un corpo. Quindi non è che viene invasato il Cristo in un corpo e si crea il Gesù Cristo. No, è un'energia cristica che viene incamerata all'interno di una struttura, di una macchina. Questa è stata la vera invenzione. Non è una cosa tecnologica, non funziona a plasma. Padre Hermetti non aveva nessuna educazione fisica e matematica. Padre Hermetti aveva intuito e capito attraverso degli studi, e non posso dire altro, perché ho promesso di non dirlo al momento, ma ci sarà un momento dove potrò dire tutto ciò. Posso dirvi solo che il cronovisore funzionava con questa energia, perché l'energia cristica, il Christos, se voi andate a vedere, lo stesso Cristo si muove nello spazio e nel tempo, si muove nel passato e nel presente e nel futuro, perché lui è nel qui e ora. La cosiddetta triquetra, andate a vedere l'aureola che c'è dietro Cristo, lui è diverso dagli altri, ha una specie di tre, una sopra, una a destra e una a sinistra. Se voi credete che tutto ciò è fandonia, voi dovete spiegarmi perché gli storici insistono, nonostante gli storici dicono che Gesù è un'opera di fantasia, gli stessi storici ammettono che il tempo viene scandito dal avanti e dopo Cristo. Tutti gli storici, i libri di storia, indicano che gli eventi vengono condizionati da una figura immaginaria. Interessante. Questo lo fanno perché non riuscirebbero neanche a dare giustificazioni, perché sul Cristo abbiamo delle testimonianze, sì, ma su Tiberio non ne abbiamo neanche una, cioè l'imperatore di Roma lo veniamo a sapere attraverso altri storici, non attraverso nessun evento. Quindi hanno ritenuto più attendibile in quel periodo indicarlo con la figura di Cristo. Quindi anche su Cristo si avvalla e si può tranquillamente affermare che c'è una condizione di spazio-tempo. I viaggi nel tempo avvengono in tre fasi. Possono essere fisici, possono essere mistici o possono essere con l'ubiquità. Il mistico visivo è una sorta di Nostradamus. Riesce a avere delle visioni, buca il tempo, ma rimane nella sua condizione temporale. Poi c'è il fisico, c'è l'individuo che riesce a spostarsi da una parte all'altra, che si avvicina molto a un aspetto scientifico. Poi c'è l'ubiquità. L'ubiquità non è una condizione di viaggio nel tempo diretto. I cosiddetti Padre Pio, San Francesco e compagnia bella, che avevano il dono dell'ubiquità, loro non si spostavano linearmente nello spazio-tempo, nella stessa forma, nel senso che in realtà loro entravano in quello spazio-tempo, dicevano quello che dovevano dire, ma non era che contemporaneamente erano anche da un'altra parte, cioè non è che uno era a Pietralcina e poi era in Germania. Noi avevamo notizie che stavano nello stesso posto in simultanea.
ma questi individui in realtà stavano fuori dal tempo e decidevano in quel momento di interagire con tempi diversi da una parte all'altra. Quindi chi è dentro il tempo percepisce una linearità e che l'individuo sia ubiquità, cioè nel senso che riesce a stare in due posti contemporaneamente. Ma in realtà questa è un'illusione di chi sta dentro il tempo, perché fuori dal tempo l'individuo si è preso tutto il tempo del mondo per rispondere, parlare e ascoltare. Questo è il discorso che a noi manca mentalmente, questa triangolazione di un individuo che sta nel presente, nel passato, in due posti simultanei, nel nostro punto di vista, ma in realtà egli sta a un terzo polo, sta fuori. Ecco perché viaggi sul tempo. Che viaggi nel tempo implica che quella condizione sia sempre costante, e non è così. Poi arriviamo al discorso dei viaggi del tempo che interessa a noi, perché riguarda la quotidianità. Nell'ufologia i viaggi nel tempo sono abbastanza sodati. Attenzione, per quanto riguarda gli oggetti non identificati, sia Mellon che tanti altri scienziati hanno fatto degli studi e hanno scoperto che le foto, diciamo, più promettenti e più ufficiali e più chiare riguardo gli UFO plasmano la materia attorno a sé. La sensazione di vuoto è perché è un'emanazione di questo plasma, che si vede sempre, che si percepisce di vuoto. La sensazione, infatti, di membrana attorno è quella, è quella per me, è la curvatura che fanno del nostro spazio-tempo. Quindi gli UFO è come se non fossero all'interno del nostro spazio-tempo, ma cercano di curvarlo. Ecco perché riescono a stare sott'acqua senza fare splash, riescono a bucare la velocità del suono senza fare il boom sonico, cioè quell'effetto d'aria che si crea in aria, che fanno tutti i nostri aerei, perché i nostri aerei sono all'interno del nostro tempo, loro no. E c'è da dire un'altra cosa: fonti certe mi hanno detto che il cosmonauta Aldrin, che era un individuo molto potente, Aldrin disse, uno dei più importanti, dopo Armstrong, cioè Aldrin, i tre astronauti che in forma presunta, diciamo così, perché è tutto da vedere ancora se siamo andati sulla Luna. E Aldrin disse, scrisse addirittura, sono delle scritture di cosmonauti che io so per certo, questi cosmonauti hanno lasciato a persone insospettabili nel mondo, e a tempo debito queste persone dovranno dichiararlo, hanno dichiarato che l'incontro tra l'esercito americano e gli alieni, diciamo, cosiddetti esseri di altri mondi, è avvenuto. Lo confermano. C'è stato uno scambio. Lo scambio riguardava che loro potevano fare controlli e esperimenti su di noi, sul nostro sistema biologico e su altre situazioni, altre condizioni. Ma il compromesso era armi, e indovinate che cosa c'è stato come scambio? La possibilità di viaggiare nel tempo. Da qui possiamo trovare le figure dei Men in Black, che tante volte nelle testimonianze vengono visti, vengono individui che hanno delle capacità exp. Molti sostengono che non sono neanche esseri umani, secondo me sono degli ibridi. Sono una specie di compromesso che c'è fra, siccome nessuno può agire in queste condizioni, né l'esercito umano e neanche loro, hanno trovato questo compromesso, queste figure di mezzo che rappresentano sia una parte umanoide che una parte aliena, dove intervengono in condizioni particolari. Fino a poco tempo fa, è inutile negarlo, ho fatto un video addirittura su tutte le testimonianze più ufficiali di tutti questi ricercatori che vengono avvicinati e invitati a dimenticare o far finta di nulla su alcune testimonianze ufologiche.
Questi individui scompaiono da un momento all'altro, quindi sono detentori di questa condizione dello spazio-tempo. Qual è il problema? Io credo, il problema qual è? Che lo spazio, i viaggi nel tempo si possono fare a una distanza ridotta, perché possono essere fatti solamente in condizioni molto vicine. Ad esempio, se io dopo una settimana devo essere da un'altra parte, automaticamente posso fare un viaggio del genere. Non si possono fare viaggi di a lunga distanza per due motivi. Uno, perché più stai fuori dalla condizione del tuo tempo, più la massa attorno a te si estende all'infinito, perché l'unica cosa che può viaggiare alla velocità della luce sono i fotoni. No, qualsiasi cosa abbia massa si estende all'infinito. Quindi, se io dovessi portare una matita alla velocità della luce, diventerebbe infinita. La massa si estende all'infinita. Quindi, se i viaggi nel tempo implicano una condizione di luce, non si possono fare a una distanza enorme, perché dilaterebbe addirittura anche la massa. Ma al di là di questo, c'è anche un altro problema. Ogni volta che si fa un viaggio nel tempo, sia nel futuro che nel passato, non si ritorna, sempre per quella legge entropica che abbiamo detto di armonie e disarmonie, non si ritorna nello stato del tempo attuale. Se io voglio andare nel passato a trovare me da piccolo, a capire che cosa ha visto in quel paese sperduto dove sono cresciuto, perché ancora io non ho capito che cosa ho visto, io non vado a vedere me, vado a vedere un altro me, un Giorgio 2.0. Creo una realtà disarmonica entropica e non potrò mai ritornare. E tutte le volte che proverò a ritornare di nuovo nel mio presente, andrò in un presente di un Giorgio 3.0. Quindi si creano continuamente una situazione ad asterisco, che continuerò sempre a fare avanti e indietro senza poter mai tornare nella mia condizione. Quindi i viaggi del tempo possono essere fatti a brevi distanze, a breve ore. Quindi io, se io sono a Milano, il tempo di andare in Toscana ho bisogno di 3 ore, io ho la possibilità di fare quello, ma solamente per un discorso di allontanarmi da una condizione, una circostanza. Non posso intervenire al di là di questo. E poi andremo all'ultima cosa, che le uniche testimonianze di esseri che hanno la capacità di passare da una parte all'altra sono i cosiddetti angeli, ma non angeli solamente dal punto di vista religioso. Queste entità che vengono descritte nella Bibbia hanno la capacità di bucare il tempo. Sono il Christos per quanto riguarda l'energia che si può attuare, concretizzare in questo mondo, e lo Spirito Santo, che è impossibile, diciamo, da gestire, perché è l'entità divina suprema e quindi agisce come vuole lui. Chi trova, trova. E poi c'è la parte degli angeli. Gli angeli, queste entità, bucano il tempo. Ecco perché i profeti venivano consigliati anche dagli angeli, perché l'angelo non ha un tempo, essendo non incarnato in questo mondo, può tranquillamente passare da una parte all'altra. Quando Raffaele riesce a fare a Tobi consiglia, oppure quando Gabriele fa consiglia e sembra quasi che profetizzi, non è che profetizzi, è che è andata a vedere come andranno i fatti, e subito dopo, in quella condizione, riesce a tradurre e a dire in certi termini, senza condizionare la vita di tutti, agli interessati. Quindi lui non è un individuo che sa le cose perché è fuori dal tempo, perché lo buca, essendo una parte di Dio collegata a Dio. Dio è fuori dal tempo, come Metatron, che essendo fuori dal tempo non utilizza le forme comunicative umane, utilizza le forme comunicative divine, che sono la matematica e le geometrie sacre. Quindi gli angeli sono, nella nostra realtà, traducono tutto quello che è geometria sacra fuori dal nostro spazio-tempo. Viene tradotto sotto forma di lingua per essere comprensibile a noi, comunicativa, ma è totalmente ben altro. Dovete immaginare delle energie che si concretizzano solamente per oggettivarsi in questa realtà.
perché qualsiasi cosa che sia oggettiva fuori dal nostro spazio-tempo diventa sotto forma di Adam Kadmon, che è la matrice che sta prima dello spazio-tempo. Quindi prendono forma umanoide. Magari gli angeli in un'altra dimensione dove l'Adam Kadmon è diverso prendono un'altra determinata forma. La forma della misura dell'universo rimane quella umana. Molti dicono: ah, l'uomo non è importante per la natura, non è importante, infatti deve ritornare nella natura. Ma l'uomo è importantissimo per quanto riguarda la consapevolezza e la coscienza del divino. Se noi non capiamo questa condizione, non capiremo mai nulla. L'uomo ha un'enorme responsabilità. Leonardo, Vitruvio ce l'hanno spiegato. L'uomo è misura di tutto. Ma non è ora, non dobbiamo creare una religione sull'Adamo, sull'uomo. L'uomo è una funzione, basta, del nostro universo, un piccolo tassello necessario. Questo è il mio punto di vista. Detto questo, io ho terminato il discorso dei viaggi del tempo. Perfetto, grazie. Allora sì, alcuni punti li avevi già toccati perché avevo un sacco di domande. Già, io avevo un po' di domande. Per quanto riguarda i ponti di... Allora, partiamo un attimo. I ponti di Einstein-Rosen, per creare questi ponti, innanzitutto parlano di tre tipi. Uno è all'interno del nostro sistema solare, cioè del nostro, scusami, universo, che è intrauniverso, e un altro che è oppure i punti di collegamento con altri universi che è interuniverso, e poi che è quello del viaggio nel tempo. Ho letto che per fare questo viaggio nel tempo avrebbero bisogno di tantissima energia, tra cui appunto un buco nero supermassiccio, che potrebbe essere quello Sagittarius A, che è al centro della nostra galassia. Certo. Non hanno prove al momento perché è un buco nero che ha una massa di 4 milioni di volte rispetto al nostro Sole e quindi è difficile localizzare eventuali possibilità di tunnel. E tu pensa che questa energia era stata già individuata tanti secoli fa, chiamato il Sole Nero. Il Sole Nero veniva indicato un sole, un'energia cosmica che racchiudeva bianco e luce, cioè luce e ombre, all'interno del nostro universo. È un buco nero. Sì, esatto, grazie. Poi, per quella storia dei viaggi nel tempo, in effetti National Geographic parlava sia della versione, della teoria che dicevi tu, della creazione di una realtà parallela se modifichiamo il passato, e già la nostra presenza modifica il passato, ma Stephen Hawking addirittura parlava che il tempo passato non può essere modificato, ed è la teoria della protezione cronologica. Sì, perché altrimenti distruggerebbe totalmente tutto. Cioè, è come una regola ferrea. Chi va indietro nel passato, un po' come noi siamo abituati a vedere il ritorno al futuro, no? Non è così facile, perché l'universo ha delle regole ferree matematiche fortissime, delle leggi inscindibili. E nel momento in cui io cerco di tornare indietro nel passato, paradossalmente diventa riluttante, cioè mi rispedisce di nuovo nella mia condizione. Sarebbe devastante cercare di invertire la freccia. La freccia va solamente in avanti, perché tutta l'energia cosmica si muove in avanti, perché lo scopo ultimo finale dell'universo è il raffreddamento. Parola brutta, si dilaterà sempre di più, si distanzierà sempre di più, e i pianeti si allontaneranno, ma questo accadrà a miliardi, 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 fino a quando questo universo troverà solamente buio, tenderà a distruggersi. Ma questo purtroppo lo dobbiamo accettare, perché senza questa distruzione non può esserci un nuovo universo. Non può coesistere due universi nello stesso parallelo. Quindi, addirittura Stephen Hawking era colui che diceva di evitare di conoscere
certe entità superiori a noi perché potrebbero avere, può essere detentori addirittura di queste capacità, e per noi sarebbero devastanti. Sì, a proposito della fine del tempo, c'è un video su YouTube molto molto bello, è in inglese, si chiama Time Lapse of the Future, A Journey to the End of the Time, un viaggio verso la fine del tempo, e ti spiega proprio che piano tutta la fine dell'universo, ovviamente va molto molto veloce, e ti spiega proprio alla fine che cioè, i pianeti si allontanano, le stelle si spengono, è tutta una cosa così, molto interessante. Einstein ha parlato dei viaggi nel tempo, esatto, e ha parlato anche della quantificazione dello spazio-tempo, ed esistono due spazi-tempi, almeno. Sì, sì. Uno è lo spazio-tempo oggettivo, che è quello che è misurato con gli orologi. L'altro è lo spazio-tempo... Come? Cioè il relativo, c'è cioè l'oggettivo e il soggettivo. Quando gli fecero questa domanda, gli dissero, ma scusami, ma quando dici che il spazio-tempo è relativo, oggettivo, soggettivo, gli disse, immaginatevi una cosa, quando siete in compagnia di una bella donna, il tempo passa in fretta, quando siete a una riunione di lavoro, il tempo non passa mai. Ecco, questo è il relativismo. Sì, esatto, infatti su Facebook gira una battuta simile. Come mai alzandosi alle 7 di domenica mattina, dopo 4 ore già sera, mentre ti alzi alle 7 lunedì mattina, dopo 8 ore sono appena le 9. Sì. È uguale. Per farvi capire che il tempo è relativo, cioè sul vero senso della parola, noi siamo i detentori del tempo. Pensa che tanti mistici erano detentori del tempo, loro scandivano la loro vita a seconda degli eventi. Essere padroni del tempo significa, e non schiavi, cavalcare il tempo, come il Degas di Bilder. Era questa mistica che decideva a seconda delle epoche che cosa doveva fare. Tipo, fra 10 anni farò una chiesa, fra 15 anni farò questo, fra 30 anni farò questo, e lo faceva. Quindi o aveva una chiara urgenza smisurata, o lei si era prefissata tutto quello che doveva fare. Addirittura sapeva pure quando doveva morire, perché non aveva più niente da fare. Quindi vedete che la condizione del tempo umano prescinde dalla condizione del tempo, poi qui entriamo in un discorso affascinante, perché il tempo, dato che tutto abbiamo capito che se viene osservato muta, perché ormai si è scoperto che tanti fenomeni se non vengono osservati dall'occhio umano non si verificano, come tante situazioni a livello con gli esperimenti con i fotoni. Ma se capitasse anche col tempo, ad esempio, se io osservo il tempo o percepisco il tempo con una mente umana, ok, magari muta. Se noi togliamo, escludiamo la capacità del pensiero umano, del cervello, dell'attenzione, della consapevolezza, sarebbe assurdo, per paradosso, come viene percepito il tempo. Cioè, togliamo l'uomo, togliamo l'osservazione umana, vediamo come scorre il tempo. Come scorre il tempo per un animale, che è diverso da come scorre il tempo dell'uomo. L'animale vive nel suo spazio-tempo. L'animale non ha consapevolezza del passato e del presente. Lui vive, punto. E sta bene ed è felice. Noi invece abbiamo la percezione, la condizione del futuro e del passato. E siamo tristi. Sì, grazie. Allora, qui allora, per quanto riguarda Padre Pellegrino Arnetti, c'è un libro che parla di lui, scritto da padre François Brun, francese. L'ha scritto un libro nel 2002, Il nuovo mistero del Vaticano, la macchina del tempo. Non so se esiste in italiano. Lui però parla di aver avuto le esperienze con Padre Pellegrino Arnetti e addirittura dice di aver visto il passato con il cronovisore. Sì, 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 c'è questa testimonianza, esatto. Che dice addirittura che ha visto Gesù, ha visto la crocifissione. Sì. Ovviamente io capisco che il cronovisore ha degli argomenti limitati, perché è normale, se un sacerdote viene a conoscenza di questo mistero, è normale che la prima cosa che va a vedere sono tutti gli aneddoti che sono accaduti
diciamo, nell'epoca cristica, no? Mi sembra logico. E quindi non c'è da stupirsi se il cronovisore ha fatto vedere solamente alcuni aneddoti. Ripeto, il cronovisore è esistito, ma non possiamo vederlo noi, non abbiamo gli attributi. Sono stati fatti degli esperimenti e il cronovisore si muove solo con una certa energia, di cui tanti mistici studiosi ne erano a conoscenza. Questo è l'oggettivazione, anziché nella mente dell'uomo, è un'oggettivazione meccanica. Tutto qui. Niente di scienziati, niente di che. Grazie. Sì, parliamo sempre di viaggiatori del tempo più o meno cioè presunti. Allora, quello più famoso, che poi si è rivelato anche un falso, è John Titor, che ai primi degli anni 2000 aveva raccontato tutta la sua storia e poi qualche anno dopo, nel 2004, un uomo di nome Samson Rodriguez affermò di aver organizzato lo scherzo, però ha detto alcune cose interessanti. Nel 2005 ci sarebbe stata una tensione sociale negli USA, però è adesso la tensione sociale. Una guerra civile nel 2008 che al momento non c'è ancora stata, la Cina che invade il Giappone, Israele che attacca i paesi arabi e la terza guerra mondiale nel 2015 con la Russia contro una coalizione europea che fa 3 milioni di morti in Europa. Ora, è stato detto che era un falso, però le cose che lui ha detto e che ha raccontato si stanno incominciando ad avverare con qualche anno di ritardo. Tu cosa ne pensi? Ma allora, anch'io ho seguito tanto l'azione di John Titor, addirittura quando lui consigliava di portarsi l'acqua, le borracce, queste cose, cioè lui addirittura insegnava dei corsi di sopravvivenza. La cosa affascinante è che se John Titor è una bufala, va bene, è stato assodato, addirittura si è scoperto, mi sembra che era a Detroit, comunque in America, ed era un individuo che è una specie di hacker. Però c'è da dire una cosa. Se qualcosa si sta avverando e se magari sta sbagliando di qualcosa di, non so, sbagliando di qualche anno, e se invece, ve lo dico per assurdo, quella famosa teoria che si dice che nel viaggio del tempo si sbaglia la realtà parallela, nel senso che John Titor abbia viaggiato attraverso una realtà parallela, non la sua. E quindi tutto nella nostra realtà, che non è quella di John Titor, si stia avverando con una distanza temporale totalmente diversa rispetto alla sua. Questo sto cercando di dire, che siccome è stato appurato che i viaggi del tempo non sono lineari, io non posso mai andare a trovare un me. Posso andare a trovare un secondo me, un terzo me, un quarto me, non me. Matematicamente è quasi impossibile. Quindi i viaggi nel tempo su questa nostra condizione non si possono fare. Un viaggio sul tempo forse sì. Se io dovessi bucare allora la mia realtà, se dovessi bucarla e passare da un'altra parte, con una certa condizione, forse sì. Ma i viaggi nel tempo ti portano da un'altra parte. Quindi John Titor, magari anch'io sono predisposto a non credere a questo discorso di John Titor, ma se tutto si sta pian piano avverando con questa condizione temporale, beh, a questo punto mi lascia pensare. Sì, grazie. Allora, altri tre viaggiatori del tempo parliamo e poi dopo ti faccio qualche altra domanda. Allora, uno, anche questo è abbastanza famoso, forse tu lo conosci, Paul Amadeus Dienak. Lui è un uomo che era affetto da una malattia rara, encefalite letargica. Lui è vissuto nei primi anni del 1900. Va in coma per un anno, nel 21. E si sveglia dopo un anno, quindi nel 22, va a insegnare ad Atene e nel 24 si accorge che è malato di tubercolosi e
Quindi regala i suoi diari al suo allievo, che è quel Georgios Papachatzis, che è il futuro membro del Consiglio di Stato della Grecia. Questi diari, questo Georgios li traduce, e in pratica questo Dienak, quando era in coma, si è svegliato nel 3905 in un ospedale di Molsen, in Italia, nel corpo di un certo Andreas Nordtam. E da lì lui vive per un anno all'interno di questo corpo. Inizia a raccontare, e poi quando torna inizia a raccontare la sua storia. Per te, a parte che questo Dienak assomiglia in maniera impressionante a Massimo Lopez da giovane, però potrebbe anche essere questo una specie di viaggio nel tempo. Tu che ne pensi? Allora, la prima cosa che bisogna fare quando una persona cerca di darci delle connotazioni del futuro, bisogna capire la distanza che c'è fra l'evoluzione tecnologica, che è l'unica unità di misura che l'uomo ha. Asimov fece tutta la sua carriera sulla sua capacità percettiva di capire dove si sarebbe spinto a distanza di 100 anni la tecnologia. Non è difficile. Se io vedo una macchina che va a 400 km orari, dico che fra 50 anni ci metteranno le ali per farla volare, non ci vuole tanto. Ora, la cosa che mi ha sempre stupito di questa storia è che il salto tecnologico che c'è stato del 3500 rispetto alla sua condizione era totalmente lontana, cioè troppo, anzi troppo vicina come questioni tecnologiche. Io nel 3500 non mi trovo in un ospedale, io chissà dove sarò. Sarò in una specie di alveare, non un ospedale, perché l'evoluzione tecnologica è totalmente lontana dal 3000 al 2000. Ma come? Dal 2008 fino adesso abbiamo fatto salti tecnologici, sempre tecno-non evoluzionistici umani, eh? Quando dico tecnologia non dico uomo evoluto, dico uomo tecnologico, ci tengo a dirlo. E quindi pensa un po' fra 1000 anni dove saremo. Quindi o quest'uomo ha vissuto 3-4 volte una specie di, 2 volte una specie di preistoria, no? Si è arrivato così tanto a un massimo di evoluzione tecnologica che ci siamo distrutti, l'umanità, ci sono un sacco di teorie che lo dicono, che dicono che le epoche sono state più di 5-6 dove l'uomo è sopravvissuto ritornando a una sua preistoria per poi riacquistare di nuovo in una forma ancestrale, riconquistare nuovamente la sua capacità tecnologica. Quindi, o quest'uomo ha vissuto 2 preistorie per ritornare di nuovo al punto di partenza, o non combacia la espressione tecnologica, perché secondo questa storia noi dovevamo stare fermi 1000 anni di tecnologia e risulta impossibile. Aspetta, no, infatti io l'ho stretta molto. In realtà dice che quest'uomo, quando si è svegliato nel corpo, aveva avuto un incidente con un autovolante e ha descritto tutto un mondo in cui non c'erano guerre, ha parlato della terraformazione di Marte, che dopo 60 anni sarebbe stato di nuovo un paese inospitale. Insomma, ha parlato di tutte queste cose qua. Io l'ho stretta un po' per motivi di tempo, ecco. No, se è così allora magari una logica la può avere. Però ti ripeto, io mi riservo qualcosa perché i viaggi mentali possono essere condizionati tantissimo da una serie di condizioni. Noi non sappiamo cosa scaturisce nell'essere umano. Io credo che quest'uomo è più facile pensare che sia stato in un altro mondo che non fosse quello umano. Cioè, quindi il nostro cervello ancora stanno pian piano scoprendo che all'interno del nostro cervello c'è un universo. E quindi quando ci sono i viaggi mentali, non è difficile credere che la mente si sposti con una bilocazione così lontana, o che abbia queste visioni. È più facile pensare che noi all'interno di noi abbiamo la capacità di attingere a un mondo che poi, purtroppo, ahimè,
con le nostre associazioni mentali, perché il cervello umano ha dei limiti, diciamo il limite a quale è l'esperienza. Perché Emilio, come abbiamo già detto più volte, se io vedo volare qualcosa e nella mia immaginazione c'è solo una macchina che vola, io vedrò una macchina che vola, ma non so realmente che cos'è quella cosa che vola. Perché il cervello umano, per dare una logica, ricostruisce con le proprie esperienze tutto quello che non capisce, che non conosce. Questo è stato già appurato più volte. Per questo quando abbiamo di fronte un individuo che si muove in quattro dimensioni, lo cervello umano abituato a tre dimensioni dà una sua logica. Magari ce lo fa vedere sotto forma di ombra, perché non riesce a tradurlo. E da lì nacque il discorso di associare gli uomini ombra ai uomini, diciamo, tutto diventa ombra per l'uomo, quindi, ma non sappiamo se è un'entità paranormale o un UFO o un alieno, non lo sappiamo. Per questo nel caso Amicizia avevano diviso le esperienze a seconda delle conoscenze, quindi se tu eri un ingegnere ti facevano vedere solo certe cose, se tu eri uno spirituale ti facevano vedere solo certe cose. Non potevano far vedere certe tecnologie a chi in quel momento aveva solamente una tecnologia di un accendino. Invece sapevano che gli ingegneri già parlavano di transistor e quindi per loro era più facile arrivare a capire come si muoveva un chip. Quindi i viaggi nella mente sono condizionati soprattutto dall'esperienza dell'individuo. E qua, purtroppo, ricordati il rapimento di Elia, oppure la descrizione di Ezechiele. Quando vede atterrare qualcosa, dice che ha le zampe da toro. Mi spiego? Perché lui, in quel momento, realmente le associava delle zampe. Non potevi dirgli che sono qualcosa che lui non capisce. Il turbinio che viene descritto, fa una fatica immane quel povero uomo, perché non c'ha esperienza, non c'ha le parole, addirittura per fortuna che riesce a descrivere il vortice. Ma immaginati nel futuro uno come Ezechiele che vede il 3000, la fatica che fa Nostradamus per riuscire a capire i nostri tempi, fa una fatica tremenda e lo fa con associazioni. Quindi una torre ascensionale dove una serie di fiaccole salgono e scendono può essere anche un ascensore di Dubai dove c'ha le luci di accanto, ma lui le chiama fiaccole perché non ha ancora la condizione della luminotecnica. Non può Nostradamus dire: signori, c'era un ascensore a tre piani e poi abbiamo schiacciato il terzo piano e siamo arrivati. Non può dirlo. Pensa noi nel 3000, noi nel 3000, come potremmo descrivere certe cose? Cioè noi vedremo delle cose al plasma, ma se tu il plasma non l'hai mai visto, che cosa capi? Descrivimi il plasma, è impossibile, oppure l'ologramma. Tu immagini mia nonna, negli anni 70, negli anni 50, che deve descrivere che cos'è l'ologramma. Quella ti dice che è una santuzza che si girava e muoveva, tu la toccavi. Questo fa. Capito? Sì, 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 grazie. Parliamo adesso di un altro viaggiatore nel tempo. Randy Kramer, alias Capitano Kay. Lui era un capitano dei Marines degli Stati Uniti e dice di aver combattuto per 17 anni su Marte. E alla fine del servizio lo hanno fatto ritornare indietro nel tempo, esattamente nello stesso giorno in cui lui aveva abbandonato la Terra per andare sulla Luna e poi da lì su Marte. Ha lasciato un'intervista integrale in inglese, ma qualcosa in italiano si può ancora trovare in internet. Tu cosa ne pensi? Allora, io questa l'avevo sentita e devo dire che questo racconto invece acquista senso più tempo passa. Perché abbiamo scoperto che ci hanno nascosto i Space Ranger, no?
perché gli americani dichiarano solo qualcosa quando non è un fallimento. Non sono come noi italiani, che prima diciamo una cosa, se fallisce sti cavoli, se non fallisce arrivederci. È bello così. Gli americani dicono le cose solamente quando ci sono riusciti. Gli americani hanno dichiarato degli Space Ranger, che sono un gruppo di militari spaziali che stanno sopra la nostra orbita bassa, che continuano a proteggere, non si sa da chi, proteggere satelliti, proteggere navi spaziali, e non capisco neanche come si muovono, non hanno specificato nulla, hanno detto solo che ogni tot di mese mandano fornimenti a questi Space Ranger, li portano sopra, non si è capito come li difendono. Cioè, non ci hanno detto nulla, magari là sopra c'è una base immensa e noi non sappiamo niente. Detto questo, chi me lo dice a me se oltre a questi Space Ranger, questi già su Marte ci sono già arrivati? Perché tanto le cose non ce le dicono, l'abbiamo capito, non è complottismo, è un dato di fatto. Ed è una logica abbastanza assodata. Ora, questo discorso di questo, io me lo ricordo questo discorso qua, all'inizio sembrava assurdo, fino a 10 anni fa, tu ascolti questa testimonianza, dici vabbè, ma ora come ora, tutti i connotati, le descrizioni di quest'uomo diventano paradossalmente reali, perché gli Space Ranger sono stati confermati, e poi, automaticamente, io sono convinto che tutto quello che poi verrà detto prenderà forma nel tempo, fino a quando diventerà addirittura obsoleto il racconto di questo capitano. Questo penso. Penso che questa è una testimonianza che acquisterà tantissima attenzione sui particolari e quant'altro. Grazie. Poi abbiamo Javier, si chiama Javier, è un ragazzo di TikTok, dice di aver viaggiato nel tempo e che si trova nel 2027, anno in cui dice che la razza umana risulta scomparsa sulla faccia della Terra. Pare si sia svegliato in un ospedale in Spagna, a Valencia, e dice che è da solo. Su TikTok usa lo username Unico Sobreviviente, che significa unico sopravvissuto. E fa un sacco, cioè fa alcuni video dove fa vedere la città completamente vuota anche quando entra nello stadio. Allora, qualcuno dice che sono stati fatti dei video fatti durante la pandemia, per questo non c'è nessuno in strada, o che addirittura sia un espediente per pubblicizzare la città, visto che ha pubblicizzato commerciali, centri commerciali, ristoranti, cinema, stadio, strade completamente vuote. Tu che ne pensi? Penso quello che hai detto, è un fake. Su TikTok non troverai mai forme di verità. TikTok è un social cinese. Tu mi devi spiegare perché i cinesi non riescono neanche a grattarsi dietro la schiena o sotto nell'orefizio anale senza chiedere il permesso a Xi Jinping, e poi su TikTok trovi le più grandi verità. Questa cosa non la capisco. Quindi mi dispiace, ma io sono totalmente contrario, perché se TikTok dovesse dare una parvenza di verità, partirebbero automaticamente le estradizioni, quindi non credo. TikTok è solamente una macchina manipolatrice studiata apposta, punto. Se ti dicono di ballare, tu balli, e infatti tutti ballano. Io trovo gente di 70 anni che si muove le chiappe e non sa neanche perché. Il ballo è totalmente la cosa più l'inventiva più geniale per aver manipolato gli idioti, cioè si divertono. I potenti si divertono, la scimmia gli dicono di ballare e loro ballano. Ma il ballo è libertà, Giorgio. Io quando ballo non è ballo, quella è esibizione. Quindi non, TikTok è una stupidera dei potenti. Ti dicono di ballare, tu balli, ti metti la bocca a pesciolino e tutti con la bocca a pesciolino. Lo fanno apposta e ci cascano tutti come le pigne, tutti. Per 4 soldi, perché monetizzi, fai 4 soldi, ti regalano il braccialetto e tu sei contento. Quindi, per favore, non mi parlare di questi social. Anch'io mi piacerebbe andare su TikTok, perché in effetti in futuro vorrei arrivare anche ai giovani
TikTok è bello per arrivare ai giovani, ma devo capire ancora come arrivarci, senza perdere dignità. Perché se tu vuoi andare su TikTok e vuoi fare visual, devi metterti la bocca a culo di gallina e devi ballare. E io queste cose non le faccio, ok? Grazie. Allora, Gianluca Bifari chiede se anche Nostradamus era un viaggiatore del tempo. Si riferisce a quando Alfredo ha parlato, sì, ha dato la spiegazione del Centurione nel suo libro del 2015. Gianluca per adesso sta perdendo un po' colpi, Gianluca, perché oggi non si è accorto a che ora c'era, eppure c'era scritto nella locandina alle 20:30. No, dai, poveretto. È poverino, Gianluca è un po' stanco, secondo me. E poi abbiamo detto prima della trasmissione che ci sono diversi tipi di viaggi nel tempo. Il viaggio nel tempo della visione, visionari, ho detto proprio Nostradamus. Nostradamus non è mai stato all'interno dei propri viaggi. Lui aveva come una specie di schermo. Immaginatevi uno schermo curvo. Ok? Lui si squarciava davanti il tempo come un graffio. E quindi attorno a lui aveva questa visione circolare. Quindi lui sapeva ed era cosciente di essere nel suo tempo, ma è come se il tempo venisse squarciato davanti a lui. E lui si girava attorno. Aveva come una visione 3D, ma era sempre consapevole di sapere dove era. Non è mai andato lì, mai. Grazie. Alvina ci chiede, ci dice che girano fotografie sul web di presunti viaggiatori nel tempo, tra cui anche un filmato fatto nell'entrata del cinema dove una donna sembra parlare come se usasse un cellulare. E il film era uno di Charlie Chaplin. È una cosa vera? Cioè, possono essere foto reali? No, non era proprio di Charlie Chaplin, però era dei Buster Keaton, credo che era. Era una donna che passa praticamente con un cellulare, addirittura invece c'è un uomo con degli occhiali molto particolari e un cappello degli anni 70. Allora, intanto bisogna dire che gran parte dei film venivano fatti negli studios, e quindi negli studios molto spesso le comparse, per questioni anche di costumi e quant'altro, utilizzavano dei costumi di fantasia. Cioè, se io devo fare massa e devo fare una folla, se c'era uno che in quel momento doveva fare due ruoli, e mi serviva, praticamente non si riuscivano neanche a cambiare. Quindi quando vedete delle stranezze all'interno dei film degli antichi, diciamo dei cinematografici, delle pellicole tipo in bianco e nero, è perché negli studios molto spesso smuovevano masse da una parte all'altra, addirittura per abbattere i costi facevano girare il pubblico. E le comparse, che erano tipo 200, le facevano girare per un film, neanche 3 minuti dopo montavano un set e quelle persone servivano per fare un ristorante. Infatti è carino vedere in tutti i film di quell'epoca tutte le persone che sono sempre loro, che si smuovono solamente da una condizione. Addirittura giravano i palazzi sempre le stesse persone, quindi tu vedi dopo un po', dopo 10, dopo 3 secondi di ripresa vedi sempre le stesse persone che fanno avanti e indietro. Quindi quello potrebbe essere un ipotetico errore. Il discorso invece di quel discorso del cellulare che lo tiene in mano, l'ho visto anch'io in quel periodo, dove c'è questa persona che addirittura sta così. Ma questo è un discorso secondo me molto più vicino alla questione della Tartaria. Non è un discorso di una tecnologia retrodatata, anzi al contrario, era una tecnologia preesistente, dato che abbiamo scoperto che esistevano anche i tram elettrici, le tecnologie elettriche e le antenne e quant'altro servivano a una certa tecnologia. È più facile pensare che ai tempi eravamo molto più vicini a un'evoluzione tecnologica di quanto possiamo immaginare. E quelli potevano essere tranquillamente delle ritrasmittenti, delle trasmittenti normali, e si stavano facendo degli esperimenti nel cinema, ad esempio una sorta di walkie talkie, ecco. Quindi non è che una persona ha viaggiato nel tempo, perché se una persona viaggia nel tempo non si fa testimoniare in un film, ok?
L'ultima cosa che fa un viaggiatore del tempo è lasciare una testimonianza che poi sia duratura nel tempo. Tutti i viaggiatori del tempo, quando vanno nel passato, cercano in tutti i modi di non dare una possibile testimonianza e non mi metto davanti a una cinepresa. Perché lo dovrei fare? Io sto viaggiando nel tempo, come hai detto poco fa tu, Emilio, una cosa giusta. Per fare un viaggio nel tempo devi smuovere una quantità di energia che neanche il CERN se la sogna. Ok? E io cosa faccio? La prima cosa che faccio è mi faccio vedere. È normale che un individuo che viaggia nel tempo è un individuo che si fa vedere per pochi. E poi si fanno vedere sempre da persone dove non hanno credibilità. Non hanno credibilità sociale. Ad esempio, io mi faccio vedere da un netturbino. Con tutto rispetto, un netturbino per la società non ha la stessa credibilità di un astrofisico. Se Loeb dice che gli UFO esistono, è diverso che lo dica Giorgio Di Salvo. Senza offesa, ma è così. Senza offesa per me. Quindi. Sì, infatti. C'è una cosa che mi ha colpito ed è che avevo letto di alcune persone che magari mentre facevano una visita a Versailles oppure erano da qualche parte in campagna, si trovavano sempre nello stesso posto, ma come se fossero andati nel passato. Vedevano gente vestita come si faceva negli anni che, nei secoli che furono, e poi a un certo punto spariva tutto e loro ritornavano nel presente. Quelli sono errori entropici, sono Cioè. errori dimensionali. Ho sentito anch'io tante testimonianze di persone che addirittura sentivano delle gare di auto, ok? Gare di automobili del 1938, le cosiddette mille miglia, che passavano per strada, sentivano il rumore, si giravano, vedevano, in una frazione di secondo vedevano fare curva a queste auto e scomparivano. Sono errori temporali, sono squarci del tempo, che siccome, come dicevamo prima, le regole entropiche dimensionali, che continuano sempre a crearsi, un errore dimensionale come si può creare? Emilio, tu cammini per strada, tutto ad un tratto ti cade l'orologio, tu lo prendi, ma c'è anche una disarmonia dove tu l'orologio non lo prendi più. È un regalo di famiglia, succede un casino e divorzi. Invece lì riesci a riprenderlo e la tua vita va avanti. Lo fai aggiustare e tutto finisce. Porti tua moglie ad aggiustarlo? Titti, si innamora dell'orologiaio. Cambia tutto. Entropia. Tutte queste possibili, ipotetiche soluzioni a un caso di disarmonia creano un errore. Purtroppo. Anche la matematica concepisce l'errore, no? N. Quindi anche nelle dimensioni matematiche ci sono gli errori. Gli errori sono questi squarci temporali. Tante volte in America addirittura hanno visto nei campi dei soldati che andavano in guerra. Quando ti accorgi che è un errore e non è un'entità? Quando ti accorgi? L'entità è diversa dallo spirito. Lo spirito, entità, è un errore dimensionale. L'errore dimensionale è un evento che in quel momento loro vedono te e tu vedi loro. Quindi cosa succede? Se i soldati stanno marciando e stanno sparando, in quel momento tu vieni visto dall'errore. Quindi per i soldati del 1700, 1600, nel Medioevo, tu sei un'apparizione. Perché ti vedono magari vestito di bianco, o ti vedono vestito in un certo modo, che sei totalmente diverso. E quando c'è uno squarcio temporale nello stesso posto, i soldati nel loro passato racconteranno di aver avuto una visione e si ripercuote nel tempo, mentre tu hai visto i soldati che si stavano combattendo. Quello è un errore. Lo spirito invece non è un errore temporale, è una parte, diciamo, dell'entità
che rimane bloccata a ripetere sempre la stessa cosa in quella condizione. Per motivi X, quando la persona morente lascia la parte spiritica all'interno della nostra dimensione e questa cosa non è cosciente, tu ci parli e lei ripete sempre le stesse cose. Fino a quando tu non riesci a bloccare, a sganciare, a capire come liberare questa parte spiritica. E poi alla fine finisce, devi trovare il ganglio che lo blocca. Molto spesso sono delle condizioni storiche, tipo la signora è stata ammazzata e la signora viene trovata in una condizione spiritica dove apre le porte e cerca di pulire, cioè fa delle condizioni continuamente. A una certa ora l'entità invece è intelligente. Entità molto spesso però non vive all'interno delle condizioni di castelli e quant'altro. L'entità molto spesso viene evocata. Quando viene evocato c'è uno spirito intelligente, proprio una comunicazione diretta. Ma quello è un altro discorso. Perché molto spesso gli errori temporali avvengono nei castelli? Perché lì c'era più vita e quindi quando c'è un errore temporale è più facile vedere persone dall'altra parte. Quando invece, perché non ce ne accorgiamo se viviamo in campagna? Perché è difficile che in una campagna ci sia movimento. Quindi quando c'è un errore temporale non se ne accorge nessuno. Cioè non cambia nulla. Se io sono a mare e c'è un errore temporale nell'oceano, chi se ne accorge? Nessuno. Mare su mare, per secoli. Cioè, devi aspettare, quando arrivavano le navi fantasme nei porti. Perché le chiamavano navi fantasme? Perché apparivano e scomparivano. Erano degli errori temporali e magari siccome lì era un porto di mare di galeoni nei secoli, quando c'era un errore temporale si vedeva un galeone dall'altra parte che poi quando si chiudeva lo squarcio temporale non si vedeva più. Quindi dall'altra parte vedevano una nave fantasma e dall'altra parte vedevano un miraggio, vedevano un porto che si vede nel mare che in realtà non c'era. Grazie. Allora, qui se non c'è nessun'altra domanda, io concluderei con una domanda a questo punto morale. È utile Morale. tornare nel tempo, No. indietro nel tempo per modificare la nostra storia? A mio avviso, la mia risposta personale è no. Non è utile per un motivo molto semplice. Noi siamo il risultato dei nostri errori. Impariamo di più dagli errori che da altro. Quindi se nascondiamo i nostri errori sotto il tappeto, non siamo più noi stessi, ma diventiamo altro. Esattamente, e questo è il concetto. L'uomo è un animale, un essere vivente, inserito all'interno del tempo e tale deve fare, deve vivere la sua condizione temporale con saggezza e parsimonia. Se lui dovesse avere la capacità di passare indietro nel tempo, come hai detto bene tu, non sarebbe più se stesso, perché noi siamo frutto dei nostri errori e soprattutto non saremmo più noi stessi. Il paradosso qual è? Voglio evitare di non far morire mio padre. Perfetto. Quando ritorno nel mio presente non mi riconosco più, perché io sono frutto di quell'esperienza. E se la nego, quell'esperienza, io non sono più me stesso. E la persona che è se stesso non può più cambiare il suo passato. Quindi non esiste la soluzione. Non c'è. L'unica cosa è vivere all'interno e, ahimè, non c'è alternativa all'invecchiamento. L'alternativa all'invecchiamento è morire, quindi ben venga l'invecchiamento. Almeno si spera che qualcuno acquisti più senno. Tutto qui. Sì, grazie. Per inciso, l'orologio che ho al polso è veramente un regalo di mia moglie, quindi se succede qualcosa so chi andare a prendere. No, io non lo sapevo, giuro. Giuro, ho sparato una cosa così. Ho avuto una sincronia, ecco. Va Allora, c'è bene, l'ultima domanda allora di sì. Alvina. E poi dopo possiamo, se vuoi possiamo chiudere. A che serve vedere alcuni passaggi nel futuro se non possiamo cambiarlo? Ma in realtà è il passato che non possiamo cambiare. Il futuro, in teoria, possiamo
potremmo cambiarlo. Ma Ma sì. questa è la mia opinione. Tu, Giorgio, che ne pensi? Ma allora, anche quando cambi il futuro, cosa significa cambiare il futuro? Scusami. Se io so che se giro a destra, cado praticamente in un burrone, mi dispiace dirlo, ma se vai a sinistra, nel futuro, ti succederà un'altra situazione perché l'armonia e la disarmonia trovano sempre il loro equilibrio. Arrendetevi a questa condizione lineare. Non esiste. Vi faccio un esempio. Queste sono cose che capitano a me, perché sono in una condizione e mi capitano anche alle persone che stanno accanto a me, quindi ho i testimoni. Quando noi andiamo in un luogo di culto e smuoviamo certe energie, ve lo posso garantire, magari un giorno ve lo racconterò questa cosa qua, ve la posso garantire. Avviene sempre una situazione disarmonica. Io lo faccio nei miei corsi. Nei miei corsi insegno alle persone ad avere questa lucidità e percepire come si stanno muovendo gli eventi. L'unico modo per percepire il futuro è questo. Non ce ne sono proiezioni visive. Non esistono. Ok? Può esserci un'interpretazione del futuro, ma un sapere non può esserci. Andiamo in un bel luogo, ve lo posso giurare. Dice, mamma mia, che portano sfiga queste cose. No, andiamo in un bel luogo, smuoviamo certe energie, facciamo tutti i nostri rituali. Tutto ad un tratto, ve lo posso giurare, l'universo cerca di trovare il suo equilibrio. Parte una macchina con un incidente mortale e squarta tutti. Noi rimaniamo lì a osservare, ma non siamo vittime, siamo testimoni, perché noi siamo pieni consapevoli. Ecco che cosa significa qui e ora. Qui e ora è crearsi mentalmente il terzo famoso polo, la triangolazione che ti permette di essere spettatore degli eventi e non vittima. Perché se noi non avessimo questa concezione, da questo smuovere energie e disarmonie e armonie, noi ne saremmo vittime. Vittime inconsapevoli. Che poi finiscono tutti con la stessa parola. Ma perché sempre a me? Perché sempre a me? Perché tu non sei consapevole dell'armonia e della disarmonia dell'universo. E invece tu devi allenarti in questa vita a esserlo. C'era un film stupido, americano, ma aveva qualcosa di interessante. Si chiamava Final Destination. Final Destination ci riusciva ha avuto una lungimiranza a capire che la morte aveva un disegno. Ecco, non è così didascalico, ma vi posso garantire che le armonie e le disarmonie devono essere lette, devono essere seguite, interpretate e all'occorrenza bisogna intervenire. L'unico modo che abbiamo per percepire il futuro è questo. Infatti, con nostri amici, quando succede un caso analogo, una situazione strana, ve ne accorgete perché siete tutti a mangiare, in quel momento una persona magari si incavola senza motivo, succede una lite furibonda. Ecco, in quel momento l'esoterico analizza tutti gli eventi che sono successi in quel momento, presenti e passati, per capire il futuro dove si sta muovendo, cosa c'è dietro quella irascibilità. E vi posso garantire che trovate la soluzione. Se tu invece non ne sei consapevole, rimani nella lite, anzi addirittura partecipi. Avete capito come funziona il gioco? Sì, va bene, grazie. Allora, aspetta che vediamo qua. Va bene, se non ci sono altre Quanto domande, abbiamo direi che... fatto, Emilio? Come? Quanto abbiamo fatto? Siamo. 11:50, ah, sono le 10:55, quindi direi che quasi un'ora e mezza l'abbiamo fatta. Va bene. E quanti siamo? Io vedo un sacco di amici. In questo momento in stanza ce ne sono 48, ma ne sono entrati 119 dall'inizio. Ah, ottimo.
attimo. Ah, 51, scusa, 51 adesso. Va bene, Comunque allora. sì, siamo in tanti. Meno mi fa piacere, sono contento, spero che sia piaciuto l'argomento, ovviamente l'hai scelto tu, e io mi sono limitato solamente a parlarne. Sono le famose idee che vengono nel mio pensatoio, nella mia sala del trono. Bravo, senti Emilio, mi raccomando, preparati perché fra un po' quando ci saranno le dirette Kuhn le dovrai fare tu, quindi sappilo. Esatto, ti facci sapere anche quando iniziamo a mettere mano anche alla pagina Facebook. Sì, adesso ci organizziamo e guarda, ai tempi di una settimana facciamo tutto, così facciamo un bel giro, va bene? Va Ok? benissimo. Va bene, signori. Allora, grazie Giorgio per questa bella serata. Grazie a tutti per aver partecipato, per chi ha fatto le domande, per chi è stato ad ascoltare. Spero che vi sia piaciuta e noi vi auguriamo una buonanotte e ci rivediamo la prossima volta con una prossima room con un altro argomento. Va bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.